siamo appena arrivati in Albania, nello specifico a Tirana, e oggi abbiamo ancora una volta avuto un momento d'ansia attraversando la frontiera, perché anche qui ci hanno richiesto questa fantomatica green card, che non è nient'altro il foglio dell'assicurazione dell'auto. E dopo l'ultimo episodio, appunto la frontiera verso la Macedonia del Nord, io mi ero preparato, l'ho scaricato, l'ho mostrato al doganiere, che mi ha fatto notare che per l'Albania appunto non era compresa l'assicurazione. E ora che noto, non era compresa nemmeno per la Macedonia del Nord. Fortunatamente non è successo niente di che, c'era una zona in cui si poteva aggiungere questa green card appunto all'assicurazione corrente, e è andato tutto bene alla fine, pagando una piccola somma che si gira attorno ai 50 euro, 49 euro per l'esattezza. Quindi ora mettiamo giù le cose, siamo in un bel hotel super comodo, abbastanza di lusso qui a Tirana, e andiamo subito a visitare la città, perché solo oggi possiamo farlo. Tra un po' saremo vicino ad un hotel con una terrazza al 17° piano, in cui si trova un bar che gira e rigira e rigira e rigira e rigira. Vediamo se è aperto. Niente, abbiamo provato a salire sullo Sky Hotel, sulla terrazza, ma è chiuso. D'altronde qui è tutto in ristrutturazione, quindi niente, ci si accontenta. Se di giorno Tirana può sembrare di non offrire tanto, la sera, la nightlife che c'è qui veramente merita, ci ha stupiti, non ci aspettavamo niente del genere. Adesso siamo in un centro commerciale ed è enorme. Allora, noi siamo al piano terra, c'è il piano giù e ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 piani. È veramente un peccato che non posso mostrarvi fuori, perché è buio e non renderebbe quello che è la realtà, ma veramente merita, veramente merita.